schiaccia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube, trovi tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Per tutti i miei contatti, per conoscere il mio sponsor, se hai bisogno di un account con soldi e rango, leggi attentamente la descrizione del video e ricordati di lasciare un like. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un video per quanto riguarda un nuovo colore, diciamo il colore della settimana per quanto riguarda le tigri di Roma, come adesso andremo a vedere, e diciamo riprende un pochino anche la festa che andiamo per affrontare, no? Andiamo verso Halloween, quindi ci serve un bel colore cupo ragazzi. Quindi questa settimana andremo a vedere un colore crew che sarà nero, ragazzi, avete capito bene, solitamente il colore nero non si può adoperare in crew, ma io vi porto un modo che dopo farò anche un breve tutorial su come mettere questo colore qui. Allora, innanzitutto ragazzi andiamo in verniciature e vediamo di mettere questo colore in pratica, no? Quindi togliamo questo rosso che abbiamo. Allora, come vedete io adesso non si vede molto bene, quindi vado prima in opaco per mettere un colore che non ha perlescente, in maniera tale che non avrò il perlescente quando applicherò il colore grigio. Il colore grigio è questo, ragazzi, come state vedendo è un colore grigio molto 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 intenso. Allora io adesso qui vi faccio vedere, è un nero completamente diverso da quello che c'è nello Santos Custom. Allora, quello che è nello Santos Custom è di una tonalità leggermente più chiara di questo, e questo qui invece è un nero pesto, proprio un nero, che più nero di così non si può, ragazzi. E invece l'altro che voi mettete nello Santos Custom, vi rendete conto della differenza, che non è proprio nero, perché quando lo mettete per esempio un vetro limousine, il nero del vetro limousine si distingue, invece qui ragazzi diciamo che è proprio un nero limousine diciamo così, insomma, no? Cioè questo colore, che questo nero in pratica, che è identico al colore dei vetri, ragazzi. Voi mi direte vabbè, ma è nero, è nero qualunque. Allora, in primis l'ho voluto mettere per la settimana, diciamo, che andremo ad affrontare per Halloween, no? E quindi ho voluto mettere questo colore. In seconda cosa, ragazzi, vi faccio vedere questo colore cosa porta. Andiamo a vedere, penso che alcuni lo sapranno, altri no, però andiamo a vedere. Come ho già detto, a seguire questo video porterò un tutorial su come mettere questo colore e altri colori in particolare sulla vostra crew. Il metodo di come farlo è abbastanza semplice, l'importante è che seguite il tutorial. E adesso vedete questo colore che cosa porta, ragazzi. Guardate bene, guardate un po' il fumo crew, ragazzi. È un fumo patriottico. Se voi mettete questo colore avrete anche il fumo patriottico. Allora, solamente con il nero ha questo effetto, non è che se mettete altri fumi, di altri colori, vi cambia l'effetto, solamente con il nero. Quindi attendete il video tutorial, questo colore rimarrà nella crew Le Tigri di Roma fino alla prossima settimana. Un saluto a tutti, al prossimo video, ciao a tutti! Empty spaces.